la cantina Biagi di Colonnella per il 15° anno al Vinitaly e quest'anno presenta due novità importanti. Sì, allora c'è da dire che ogni anno per noi è insomma una bella riscoperta, il Vinitaly è una rassegna importante che noi, dove noi non manchiamo mai, perché è un modo per incontrare e ritrovare vecchi clienti che ormai da decenni insomma vengono a trovarci qui in fiera. E ora molto di più rispetto insomma a prima, perché con questi due anni di stop adesso c'è una voglia diversa, no? di ricominciare con più, insomma, più grinta, ecco. Quindi una rinascita. È veramente una sorta di rinascita e insomma per noi è importante esserci. Le novità che dicevamo riguardano il Trebbiano d'Abruzzo e il Cerasuolo d'Abruzzo, due marchi che voi producete da 10 anni, ma cosa avete introdotto per renderli migliori? Allora, intanto era insomma da precisare che noi da 3 anni siamo diventati azienda biologica e certificata, completamente biologica, quindi tutto quello che produciamo è in realtà biologico. Quest'anno abbiamo fatto una selezione, quindi abbiamo elevato il prodotto, quindi lo abbiamo migliorato di molto. Questo anche un po' dovuto a queste annate sempre un po' più siccitose e quindi il prodotto è più generoso e di conseguenza è stato quasi una cosa obbligata, un passaggio obbligato di creare un Trebbiano, un Cerasuolo superiore, che non è altro che una selezione, una sorta di riserva se vogliamo, quindi ha una denominazione, diciamo un leggero prodotto, è un prodotto qualitativo superiore a un Trebbiano classico. E quindi ecco, nelle due versioni, Trebbiano e Cerasuolo, qui facciamo una selezione, è un prodotto che esce a marzo, quindi ci sono dei tempi da rispettare perché il vino deve affinare un po' di più sui lievi, sulle fecce nobili, e quindi è uscito da poco ed è un prodotto veramente da assaggiare perché merita tanto. E il consumatore al palato cosa sente di nuovo rispetto, diciamo così, alla vecchia edizione? Beh, sicuramente è un vino più complesso, più strutturato, ha un corredo aromatico più intenso, più interessante ed è molto più corposo, è un vino che ha una struttura che un Trebbiano basic normale, un Trebbiano d'Abruzzo DOC generalmente non ha, quindi è anche voler valorizzare il Trebbiano d'Abruzzo e il Cerasuolo d'Abruzzo, che sono due vitigni principi del nostro territorio e devono essere appunto valorizzati in questo modo. Voi commercializzate di più il Trebbiano o il Cerasuolo? Cosa piace di più? Allora, il Cerasuolo è un prodotto prettamente regionale, quindi diciamo che nella fascia del centro Italia, in particolar modo in Abruzzo, il Cerasuolo è il prodotto principe, insieme al pecorino, alla passerina e allo stesso Montepulciano. Però stiamo vedendo che negli anni c'è più interesse, in particolar modo per il Cerasuolo. Il Trebbiano è un vitigno ormai conosciuto da molti anni e quindi chi va ad assaggiare il Trebbiano magari è un cultore di quel vitigno e lì vuole assaggiare il top. Cerchiamo di dare questo servizio. Naturalmente il vino abruzzese si sta facendo largo nel mercato nazionale e internazionale. Noi insomma come regione stiamo crescendo tantissimo perché insomma il Montepulciano è un vitigno eccezionale. Anche i numeri al Vinitaly rispetto alla vostra prima partecipazione sono cresciuti? Sì, infatti è un crescendo continuo, nel senso ogni anno riscontriamo sempre più presenze e sempre più persone interessate al nostro prodotto. Insomma, ci onora questa cosa. Non solo l'Italia, ma anche l'estero, l'Europa, insomma un po' tutta quanta.
gli Stati Uniti, il Sud America, il Giappone, insomma c'è un bel interesse. Il vino abruzzese devo dire che sta avendo un bel risvolto positivo. Il re resta il Montepulciano? Beh, il Montepulciano è il vitigno principe della regione ed è un prodotto inconfondibile, insomma, è veramente apprezzato da tutti, anche da chi non conosce il prodotto, e, insomma, non conosce né il vitigno né la nostra regione, quando assaggia poi il Montepulciano rimane veramente affascinato perché, insomma, ha tanto da dare. Attraverso il vino fate anche promozione del vostro territorio, vero? Beh, noi partiamo sempre con la promozione del territorio. La prima cosa che facciamo è promuovere in primis la regione e poi tutte le sottozone fino ad arrivare al nostro paese che è Colonnella, che a mio parere, giustamente è sempre il mio parere, ma è un paesaggio bellissimo perché siamo a due passi dal mare, una collina incontaminata e scenograficamente bella, quindi veramente c'è una qualità della vita altissima, e lo dico sempre, tutti quelli che vengono a trovarci dicono: ma dove eravate? Quindi naturalmente non può che riempirci di gioia questa cosa, perché insomma è gratificante. Quanti visitatori che sono venuti nel vostro stand in questi anni al Vinitaly poi sono venuti nella vostra azienda a Colonnella? Beh, allora, diciamo un buon 50-60% delle persone che sono venute qui sono poi venute in azienda, perché chi ama questo tipo chi sta in questo mondo poi vuole chiudere il cerchio, quindi non si ferma solo alla presenza qui in fiera, ma giustamente vogliono poi vedere, vivere la realtà del territorio, quindi vengono a trovarci in cantina, gli facciamo fare il percorso, visitare le vigne, assaggiare in cantina, vedere la bottaia, insomma è un modo conviviale, un modo diverso di vivere, insomma, la convivialità con altri. Quali vini proponete quest'anno nel vostro stand? I visitatori cosa possono assaggiare della cantina Biagi? Beh, noi facciamo parecchie tipologie di prodotto, esattamente 18 linee diverse, quindi ne facciamo tanti, dai vini fermi alle bollicine metodo Charmat o Martinotti, al metodo classico, quindi abbiamo una gamma di prodotti abbastanza ampia, quindi dal vino più fresco, leggero, che potrebbe essere un Trebbiano base, al Trebbiano superiore, poi alla Passerina, al Pecorino, queste due anche in versione spumantizzata. Poi facciamo diverse tipologie di vini rossi con diverse annate, diversi affinamenti, in barrique, quindi più giovani, via via più vecchi. E poi un metodo classico, che è un uvaggio, quello è veramente un prodottino particolare, è una bollicina molto interessante. È un uvaggio di Pecorino, Passerina, Malvasia, Chardonnay, quindi tutti i vitigni autoctoni spumantizzato in metodo classico. E lì scopriamo con stupore che ogni volta il cliente assaggia un metodo classico abruzzese e dice: ma sapete fare anche la bollicina. Quindi insomma è grande soddisfazione, lo devo dire, è gratificante. Una curiosità: quando vengono ad assaggiare i vini poi vi fanno anche domande sulla nostra gastronomia? Sì, ma siamo noi i primi a portarli anche sull'aspetto gastronomico, perché il vino per esprimere al meglio tutte le caratteristiche organolettiche di un prodotto cerchiamo di fare gli abbinamenti, quindi proponiamo delle specialità culinarie regionali che si sposano bene con i nostri vini. E anche qui facciamo da padroni, perché il nostro prodotto, insomma, il nostro food non ha nulla da invidiare a nessuno. Siamo veramente una bellissima regione che deve essere, secondo me, promossa un po' di più, deve essere amplificata,
occorre una strategia promozionale seria che serve a farci crescere come ormai le regioni più blasonate italiane. E la cantina Biagi produce dei vini per l'aeronautica militare? Sì, allora noi dal 2021 abbiamo aperto una collaborazione con l'aeronautica militare, quindi col Ministero degli Interni, e per loro concessione possiamo imbottigliare con il loro marchio dei vini, due o tre tipologie di vini con il loro marchio, quindi è un modo per promuovere ancora di più il Montepulciano d'Abruzzo in Italia e nel mondo, perché l'aeronautica militare è un brand conosciutissimo in tutto il mondo. E inoltre abbiamo dedicato i due nostri vini top, i nostri prodotti di punta, uno per l'aeronautica militare classica, insomma normale, e quella per il centenario, che quest'anno insomma si festeggia 100 anni dell'aeronautica militare, quindi abbiamo fatto una versione speciale proprio dedicata al centenario, e anche qui c'è stata una grande richiesta da parte in primis di tutta l'aeronautica, quindi tutti i dipendenti e le persone, gli ufficiali dell'aeronautica che hanno acquistato questo vino, e inoltre è una sorta di promozione del territorio, è una collaborazione un po' a tutto tondo con il Ministero della Difesa, insomma è una bella soddisfazione anche per noi, perché insomma essere stati scelti in mezzo a tantissime cantine a rappresentare un'istituzione così forte, così importante. E per salutarci un brindisi finale? Certo, giusto per rimanere in tema, assaggiamo il rosé nella versione spumante, che insomma a quest'ora ci sta anche bene, quindi ci stimola l'appetito per iniziare la giornata. Quindi assaggeremo uno spumante metodo Martinotti, ottenuto da uve Montepulciano e Sangiovese, spumantizzate, ed è un prodottino veramente gradevole da bere così anche fuori dai pasti come aperitivo. Grazie allora alla cantina Biagi.